Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Troppe News. Velletri, SUV si schianta contro una banca, morta una donna. Dimessi bimbi ritrovati sul Monte Livata. Saccomanni, calo spread, premia l'operato del governo. Tragedia nel piano centro di Velletri, dove un 85enne ha perso il controllo del suo SUV e ha sfondato la vetrata della filiale Unicredit in piazza Cairoli, travolgendo i clienti all'interno. Una donna di 71 anni è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve. L'anziano, che aveva rinnovato la patente appena a novembre scorso nonostante l'età avanzata, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo. Sono stati dimessi dal Policlinico Gemelli i due bambini smarriti e ritrovati sul Monte Livata la notte di San Silvestro. Fonti sanitarie confermano che i piccoli stanno bene. Intanto Alexia Canestrari, la 36enne che ha lasciato i piccoli nel bosco, si difende e spiega che era l'unico modo per salvarli. È stato un miracolo e mi spiace che i media siano sempre a caccia del mostro, ha detto la donna, che rischia di essere indagata per abbandono di minore. Con lo spread attorno ai 200 punti base ci sono più risorse per la crescita. A sostenerlo in una nota è il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, commentando l'andamento del differenziale. Di particolare rilievo, sottolinea il ministro, è il dato sui rendimenti sotto il 4%. Questo si tradurrà in una minore spesa per interessi sul debito pubblico e nella possibilità di avere a disposizione più risorse per investimenti e per alleggerire il carico fiscale. Inoltre, la riduzione dello spread si rifletterà in migliori condizioni di accesso al credito per imprese e famiglie. Decelera l'inflazione italiana nel 2013. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, il tasso medio annuo è calato all'1,2% dal più 3% registrato nel 2012, toccando i minimi dal 2009. Nel solo mese di dicembre l'inflazione ha segnato un aumento dello 0,2% su base mensile, mentre su base annua si è attestata allo 0,7%, in linea con lo stesso valore di novembre. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, è aumentato dello 0,5% su base mensile e cresciuto dello 0,3% su base annua, in accelerazione dallo 0,8% di novembre. Michael Schumacher compie oggi 45 anni. Il campione, circondato dai suoi cari, si trova ancora ricoverato nell'ospedale di Grenoble in seguito alle conseguenze di una caduta sugli sci. Accanto a lui la moglie Corinne, i due figli, il padre e il fratello. In suo onore la Ferrari ha pubblicato sul suo sito una galleria fotografica dei grandi successi del tedesco sulla rossa, mentre fuori dall'ospedale un gruppo di supporters del cavallino ha organizzato una manifestazione di sostegno e affetto. Sono le parole "fuck dictator" disegnate sul seno nudo e sulla schiena delle attiviste di Femen contro Vladimir Putin a conquistare il primo posto della top 10 delle parolacce più eclatanti del 2013, la classifica stilata dallo psicolinguista Vito Tartamella. A conquistare il secondo posto è invece il nostro premier Enrico Letta, per la sua affermazione "in Europa dicono che ho le palle di acciaio". In terza posizione l'ex calciatore Diego Armando Maradona, che sale sul podio per il suo gesto dell'ombrello indirizzato a Equitalia e al fisco italiano.